affrontare questo congresso. Perché guardate, se non sarà affrontato questo, la CGIL è a rischio per il futuro. Il rischio è un declino della nostra organizzazione. Il rischio è che la nostra organizzazione non possa più svolgere il ruolo e la funzione storica che ha svolto nella società italiana. E questo in una fase drammatica, quella della crisi economica e sociale più devastante che la storia del nostro paese ricordi dal dopoguerra. Noi dobbiamo avere questa consapevolezza e perciò credo che dobbiamo smetterla magari anche con i trionfalismi. Ne potrei fare anch'io, in Campania, FIOM, Funzione Pubblica, FISAC, la seconda mozione ha stravinto in tutte e tre le, in modo diverso, ma ha vinto in tutte e tre le categorie. Se volessi guardare al panorama nazionale, in molte camere del lavoro fondamentali del paese, tra i lavoratori attivi, in alcuni casi c'è la maggioranza, Brescia, Reggio Emilia, ma cosa servirebbe questo? Il punto vero è che questo congresso, anche come si è svolto fino ad ora, ci pone problemi. E il primo problema che ci viene posto è quello di garantire che ci sia una democrazia reale, che significa confronto vero e che significa capacità di ascolto reciproco per tentare di individuare delle strade che possono essere comuni a tutta l'organizzazione. Perché per quanto sia stato detto sempre il contrario, io per primo, come tanti altri compagni, consideriamo questa la nostra organizzazione e vogliamo costruire, ma a partire dal confronto delle idee, anche una CGIL più unita, che esca più unita da questo congresso. Ma questo oggi non è scontato, dipende da tutti noi.